un problema perché non riesco a farvi vedere tutti i libri e i fumetti. Oh mamma, altro che palestra. Non ci stanno tutti. Aiuto. Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie letture del mese di novembre. Che fatica! Ho una pila immensa di libri, fumetti. Direi di iniziare senza premesse varie con le prime cose che vedo qua in cima. Il primo fumetto che ho letto questo mese è stato Le situazioni di lui e lei numero 4 di Masami Tsuda. Questo volume è edito dalla Planet Manga al prezzo di 4,50 €. Per adesso dovrebbero essere usciti 7 volumi. Lo dico sempre in ogni video, questo shoujo è bellissimo, è uno dei miei preferiti di sempre. Mi sta piacendo sempre di più questo volume, soprattutto perché iniziano ad esserci problemi più o meno reali ed è bello vedere come la coppia li affronta. Così come Tsubakicho Lonely Planet di Mika Yamamori. Questo è il volume 4 edito dalla Star Comics al prezzo di 4,30 €. Rimango sempre più colpita da questo manga perché nonostante non sia particolarmente originale, è a tratti un po' immaturo, mi piace tantissimo, mi emoziona e mi intrattiene tutte le volte che esce. È la prima cosa che leggo perché veramente mi incuriosisce, sono veramente curiosa di sapere come andrà avanti la storia e che cosa succederà ai nostri personaggi. Ci sono sì delle scene secondo me abbastanza infantili, degli equivoci che dici perché? Però nonostante questo è veramente molto bello. La storia è dolce, tenera, ma ci sono dei risvolti anche leggermente più maturi perché uno dei protagonisti è appunto un adulto. Adesso non ricordo quanti anni abbia, però sicuramente più di 20, mentre la protagonista è una liceale. Continuando, ho letto il numero 1 di Children of the Sea di Daisuke Igarashi, edito dalla Planet al prezzo di 9,90 €. Non sono sicura di quanti volumi sia questa serie perché il primo volume mi era stato regalato. Quindi non conoscevo tantissimo questa storia e sono rimasta molto sorpresa perché parla principalmente di mare, del legame che hanno le persone con il mare, dei pesci, mammiferi marini, tutto ciò che vive all'interno dei mari, degli oceani. Una cosa che ho trovato veramente molto molto interessante, anche perché i disegni sono super dettagliati e precisi quando si tratta di rappresentare il mare e le creature marine. E questi dettagli ci sono anche all'interno della storia, ci sono delle vere e proprie informazioni tecniche, scientifiche, che io già conoscevo e mi è piaciuto molto ritrovare anche all'interno di questo fumetto. La protagonista, non ricordo bene quanti anni abbia, ma il padre lavora all'interno di un acquario, che tipo era il sogno della mia vita, lavorare in un acquario, e conosce due ragazzi che vengono dal mare, sono stati cresciuti in mare da dei dugonghi. Questo lato un po' surreale della storia non mi ha fatto apprezzare il fumetto al 100% perché mi dicevo: ma non è possibile, ma dai, cioè, mi fornisci delle cose tecniche, scientifiche riguardo, che ne so, agli squali balena e poi mi dici che questi bambini sono stati cresciuti in mare. Quindi, boh, non mi ha convinto al 100%, però è una storia sicuramente molto bella e interessante, soprattutto se vi piace il mare. Un manga che mi ha sorpreso tantissimo questo mese è stato Proiettili di Zucchero. A inizio mese ho letto il numero 1, che non mi era piaciuto più di tanto, e poi pochi giorni fa ho letto il numero 2 che mi ha sconvolta. Si parla di tematiche veramente molto forti, importanti, come ad esempio la violenza e gli abusi, soprattutto familiari. Leggendo il primo volume sono rimasta molto delusa perché non ho trovato tutte quelle tematiche adulte e importanti che mi aspettavo di trovare. Anzi, una delle protagoniste della storia mi stava anche un po' antipatica perché ribadiva il fatto di essere una sirena. E era una cosa veramente folle e insensata il fatto che continuasse a mentire su questa cosa. Leggendo però il volume 2, tutti i pezzi sono stati messi insieme e ho capito. È stato veramente molto doloroso. Sono rimasta scioccata dalla crudeltà e dalla violenza anche di certe immagini. Io poi sono una persona molto sensibile ed emotiva e quindi sono rimasta proprio disturbata a tratti dal secondo volume di questa serie. Non mi ricordo se l'ho detta, ma la storia si conclude appunto in questi due volumi che sono editi dalla Planet Manga al prezzo di 7,50 €. Io questi li avevo presi l'anno scorso usati perché non ero riuscita a trovarli. Non so quindi se siano fuori stampa o meno, in ogni caso, se avete l'opportunità, recuperate questo manga. Io non ne avevo sentito parlare praticamente da nessuna parte.
Ed è un peccato perché, nonostante all'inizio la storia sia abbastanza lenta e non si capisca bene dove voglia andare a parare, la conclusione è micidiale, vi farà soffrire tanto ma anche riflettere. Ultimo manga, se non sbaglio, almeno non ne vedo altri nella pila che mi sono fatta qua a fianco, è il numero 1 di Children of the Whales. Mamma mia, sei gigante! Edito dalla Star Comics al prezzo di 5,90€. Ho fatto anche un approfondimento sul blog, quindi se siete curiosi riguardo alla trama più nel dettaglio e quant'altro, ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione. In pratica la storia è ambientata in un mondo ricoperto da sabbia. Le persone sopravvissute vivono su una nave balena e vagano per questo mare di sabbia. Il protagonista scrive tutto quello che gli accade, che succede sulla nave, e un giorno si imbattono in una ragazza misteriosa. È una storia che ho trovato molto affascinante ed intrigante, innanzitutto per la struttura di questo nuovo mondo, il fatto che sia tutto ricoperto di sabbia, che sia rimasta soltanto questa nave, che i pochi sopravvissuti navighino, insomma. È molto particolare e viene spiegato secondo me tutto anche molto dettagliatamente. Inoltre ci sono delle tavole secondo me molto belle, ricche anche in questo caso di dettagli. L'unica pecca secondo me dei disegni è che tutti i personaggi si assomigliano un po'. Per me almeno è stato molto difficile distinguere i vari personaggi perché hanno tutti tratti veramente molto femminili e si assomigliano terribilmente, secondo me. Ho trovato molto interessante anche il fatto che la magia sia legata ai sentimenti e sono molto curiosa di vedere come si evolverà il tutto. Passando ora ai libri, ho letto A Court of Wings and Ruin di Sarah J. Maas. Perdonate, come al solito il mio inglese è imbarazzante. Questo libro è edito dalla Bloomsbury, se non sbaglio, al prezzo di £7,99. Questo è il terzo volume di una serie, quindi non posso entrare molto nel dettaglio per quanto riguarda la trama. Devo dire che è quello che mi è piaciuto meno, il migliore rimane secondo me il secondo. Questo l'ho trovato un po' ripetitivo, riprendeva tante cose successe nei precedenti libri. Molte cose mi sono sembrate buttate lì per caso, infatti spesso quando leggevo mi veniva da prendere il libro e gettarlo perché veramente no. Inoltre una cosa che a me dà terribilmente noia è il concetto di essere destinati ad amarsi, a stare insieme, una cosa che mi ha dato fastidio anche nei precedenti due volumi e che in questo proprio non ho sopportato, è un limite mio personale. Comunque, a parte questa piccola delusione che poi tutti mi avevano detto che sarebbe stato un po' deludente, alcuni mi hanno detto no, non leggerlo, è bruttissimo. Quindi sono partita con delle aspettative molto basse e non sono rimasta proprio delusa. Alla fine è stata una lettura comunque piacevole, una conclusione un po' me di questa storia, però la trilogia mi è piaciuta nel suo complesso davvero tanto. Ho letto poi Il dolore è una cosa con le piume di Max Porter, edito da Gwanda al prezzo di €14. Questo è un libricino, madonna me lo sono cosato in un occhio. Comunque è un libricino con una struttura molto particolare. Adesso non so quanto si potrà vedere in videocamera. Comunque è essenzialmente diviso in tre parti: la parte del papà, i bambini e il corvo. È una storia che parla di lutto. Infatti i protagonisti di questa storia hanno perso la madre barra la moglie. E questo dolore, lutto, viene elaborato rifacendosi un po' alla figura del corvo. La storia viene narrata per episodi, diciamo, da questi tre punti di vista. E ho trovato il libro veramente molto originale e diverso da altre letture che ho fatto, molto particolare sotto questo punto di vista, ma anche molto delirante. Io spesso e volentieri non capivo che cosa stesse accadendo, non capivo dove si volesse arrivare, non capivo le analogie. Insomma, la lettura non è sempre stata facile per me, nonostante sia veramente molto breve. Spesso quindi non capivo che cosa stesse accadendo, non capivo che cosa mi volesse comunicare l'autore, in altri punti però rimanevo abbagliata dalla bellezza di questo libro, perché c'erano delle cose scritte che sentivo talmente mie, talmente personali, che mi hanno emozionata tanto e verso la fine quasi commossa. Penso che sia molto difficile raccontare una storia così intima e personale e riuscire a comunicarla a qualcun altro, quindi secondo me
non è semplice rivedersi in questa storia, nonostante si parli di qualcosa di universale, come la perdita di una persona che si ama. È interessante, secondo me bisognerebbe dargli un'opportunità. È qualcosa che potrebbe colpirvi e sconvolgervi, come farvi semplicemente confusione e rimanere una cosa bizzarra. Gli elefanti hanno buona memoria di Agatha Christie è il romanzo che ho letto nella mia readathon challenge delle 24 ore, vi lascerò il vlog nelle schede qua sotto in descrizione. Questo romanzo è edito dalla Mondadori al prezzo di 8,50€ e mi è piaciuto tanto. Non è il miglior romanzo che io abbia mai letto di Agatha Christie, tantomeno il migliore su Poirot, però è stato comunque interessante. È il primo libro in cui riesco a capire come si svolgerà poi la soluzione, cioè come si risolverà il caso. Allora, innanzitutto qua si parla di un omicidio-suicidio successo diversi anni prima. Infatti sono stati trovati due coniugi morti con una rivoltella in mezzo a loro e non si sa se è stato il marito ad uccidere la moglie e poi a suicidarsi o viceversa. Gli elefanti hanno buona memoria è un po' il motto di questo libro, una frase che ricorre veramente molto spesso, tanto da darmi un po' noia a un certo punto, perché ho capito, cioè sono neanche 200 pagine, se me lo ripeti ogni pagina che gli elefanti hanno buona memoria, io dopo un po' mi stanco. Però a parte questo, è stato comunque un caso secondo me molto intrigante e interessante, soprattutto perché si cerca di risolvere qualcosa che è successo nel passato, quindi vanno ricercate le persone che effettivamente c'erano, ed è anche buffo vedere come la realtà cambia a seconda della persona che la vive o la vede, quindi come le informazioni vengono distorte col passare del tempo, ma anche filtrate dalle persone stesse. Ho finalmente letto Sigen Storm di Leigh Bardugo, edito dalla Squarefish, sì, al prezzo di $10,99. Questo è il secondo libro della sua trilogia Griscia, che avevo iniziato tantissimi anni fa e non vedevo l'ora di continuare. Questo secondo volume inizialmente è stato un po' difficoltoso per me, perché avevo letto il primo volume in italiano e quindi tutti i termini tecnici, i nomignoli, era tutto diverso, mi sono dovuta abituare a un linguaggio completamente nuovo. A parte questi piccoli problemi iniziali, la storia mi è piaciuta tanto. Me la ricordavo leggermente diversa, forse meno presente la parte romance sentimentale, però non mi è dispiaciuta, devo essere sincera. Mi è dispiaciuto invece non ritrovare il mio personaggio preferito del precedente libro, ovvero l'Oscuro, qua è quasi assente, mi è dispiaciuto veramente tanto, ma viene introdotto un nuovo personaggio che invece ho adorato alla follia, quindi va bene. La protagonista Alina invece continua a non sopportarla, io ho un problema con le protagoniste dei romanzi young adult fantasy, non ci posso far niente. Mi piace molto l'ambientazione di questo romanzo, il fatto che l'autrice sia molto dettagliata nel raccontare non soltanto gli ambienti ma anche i costumi, le tradizioni, in particolare dei Griscia, ovvero quelle persone che hanno dei poteri magici all'interno della storia. E niente, secondo me è veramente un'ambientazione affascinante, a me almeno riesce ad intrigare veramente tanto. Le descrizioni non sono affatto invadenti, vengono forniti dei dettagli qua e là, ma sono quelli che fanno la differenza, secondo me. Ho letto poi Spesso sono felice di Grondahl, sicuramente lo dirò in maniera sbagliata, comunque troverete tutti i titoli e gli autori scritti qua sotto in descrizione. Questo libro è edito dalla Feltrinelli al prezzo di €12 ed è un romanzo che ero molto curiosa di leggere perché mi dava proprio l'idea di essere l'ideale in un momento cupo, perché la protagonista di questa storia è una signora abbastanza su con gli anni che perde il marito e si ritrova a dover ricominciare in un certo senso da capo la propria vita, quindi speravo fosse una lettura di ispirazione. In realtà mi ha buttato giù tantissimo, non dico che mi abbia rattristato, spesso e volentieri sì, però non l'ho trovata una lettura motivante. Mi ero fatta un'opinione veramente alterata di questo romanzo, che in realtà è una lunga lettera che scrive appunto la protagonista della storia, la sua migliore amica che è morta, e con cui ha condiviso il marito che è appena morto. Quindi c'è un intrigo familiare veramente interessante, coinvolgente, si parla tanto di famiglia, dei legami, del rapporto madre e figli. Sotto questo punto di vista è interessante ripercorrere la vita della protagonista e qualche episodio della sua, non infanzia, però quando era più giovane, insomma è stato interessante,
Però sinceramente mi aspettavo qualcosa di più. La cosa che mi ha colpito di più del romanzo, oltre al modo in cui viene trattata la famiglia in maniera un po' non tanto convenzionale, è il fatto che è ambientato in Danimarca. Io non ho letto tantissimo di autori nord europei, quindi mi è piaciuto tanto vedere un romanzo ambientato in Danimarca, scoprire qualcosa di più sulle tradizioni e sugli ambienti soprattutto. Proprio ieri ho terminato Tartaruga all'infinito di John Green, edito da Rizzoli al prezzo di 17,50 €. Ero curiosissima di leggere il nuovo libro di John Green, ma un po' intimorita dalle tantissime recensioni negative riguardo questo libro, quindi mi sono buttata alla lettura veramente col cuore leggero, non avevo chissà quali aspettative e devo dire che è stata una lettura molto piacevole. Innanzitutto la protagonista è una ragazza che soffre d'ansia e di disturbo ossessivo compulsivo. Azza e la sua migliore amica si ritroveranno a indagare sulla scomparsa di un miliardario che, guarda caso, è il padre di un vecchio amico d'infanzia di Azza. Tutta la parte che riguarda questa scomparsa misteriosa, il cercare informazioni e quant'altro, non mi ha fatto impazzire. Soprattutto come si è conclusa poi alla fine del libro non mi è piaciuta per niente. La cosa che ho trovato più interessante è che si parla di malattia mentale. La storia è narrata dal punto di vista della protagonista, che è affetta appunto da disturbo ossessivo compulsivo, quindi noi viviamo all'interno della sua testa tutte le sue paranoie. Da una parte interessante, dall'altra mi ha dato enormemente fastidio perché ho trovato che fosse veramente opprimente e pesante, ma magari era la cosa che l'autore cercava. Peccato che non si entri veramente nel dettaglio, secondo me, di questa malattia. Gli unici momenti in cui Azza va dal suo psicologo o psichiatra viene risolto tutto in maniera molto sbrigativa, non mi è piaciuto per niente. Mi sarebbe piaciuto che fosse approfondita un po' di più questa malattia. Cioè, alla fine ho avuto un po' l'impressione come se si volesse dire che ma sono solo paranoie tue, non sei veramente malata, sono tutti problemi che ti fai tu. Non lo so, io ho avuto questa impressione e mi ha dato veramente molto fastidio, sinceramente. A parte questo, l'ho trovata comunque una storia abbastanza carina. Ci sono dei momenti, secondo me, simpatici, interessanti, si fa riferimento alla poesia, alla letteratura in generale, insomma, ci sono delle cose comunque che mi sono piaciute e che ho apprezzato. Probabilmente se lo avessi letto qualche anno fa mi sarebbe piaciuto molto di più, perché probabilmente mi sarei potuta rivedere meglio nei personaggi che sono appunto degli adolescenti, anche se spesso non lo sembrano perché sembrano estremamente colti e mi fanno sentire abbastanza stupida e ignorante. A parte questo, è stata comunque una lettura di intrattenimento. A inizio novembre è finalmente uscito l'ultimo volume di Eon di Angela Vianello, edito dalla Shock Dome al prezzo di 12 €. Questo è il quarto volume conclusivo della serie. Siccome io ho aspettato almeno 2 anni prima di leggere questo fumetto, mi sono detta magari mi leggo anche il terzo. E poi mi sono detta, ma se leggo il terzo a questo punto rileggo tutto. E quindi sì, mi sono riletta tutta la serie. Adesso cercherò di farlo vedere bene. Questo è il primo volume, il secondo, eccolo qua, e poi il terzo. Se non sbaglio me lo sono fatta anche dedicare il terzo a Lucca Comics. Sì, esatto, col mio personaggio preferito che è Davide. Di che cosa parla in poche parole Eon? Per me è difficilissimo spiegarlo, non so neanche bene perché. Comunque i protagonisti sono due ragazzi, due adolescenti del nostro mondo oggi, ma parallelamente seguiamo anche le vicende di alcune persone nello spazio che hanno a che fare con la nascita della Terra e dell'umanità. Quindi è una storia un po' fantascientifica barra contemporanea. Devo dire che fino al volume 2-3 la storia mi stava piacendo da impazzire. Mi piaceva tantissimo innanzitutto per i disegni, che sono favolosi. Magari faccio vedere qualche tavola del volume 1. Sono veramente bellissimi, mi piacciono i colori, mi piacciono i disegni e anche l'idea di mischiare qualcosa di ipotetico, fantascientifico con la realtà di oggi. Molte scene poi sono carine, un po' da shoujo manga, con i soliti equivoci, momenti un po' più buffi, altri più teneri e sentimentali. Insomma, è un buon mix, secondo me, di tante cose diverse. Però il quarto volume non mi è piaciuto affatto, mi ha delusa tantissimo, mi è sembrato molto affrettato e mi è dispiaciuto perché la storia mi stava piacendo tantissimo, avevo tante domande ed è vero che anche nei primi volumi non si parla in maniera troppo approfondita anche di
questi angeli, queste persone nello spazio, non so come definirle. È vero che non si entra molto nel dettaglio, però il complesso mi incuriosiva tantissimo e lo trovavo interessante. La conclusione l'ho trovata buttata lì, affrettata e... non lo so, mi ha delusa tanto, mi dispiace. Comunque è una serie che se non avete mai letto io vi consiglio di leggere, perché innanzitutto è di un'autrice italiana talentuosissima, i disegni sono favolosi e anche la storia comunque nel complesso è molto bella. Magari semplicemente io sono rimasta delusa dal finale. Tornando ai fumetti, ho letto il numero 5 di Saga, edito da Bao Publishing al prezzo di 14 euro. Come sapete è una storia che mi piace tantissimo, essendo essendo il quinto volume della serie, rischio di farvi spoiler parlando nel dettaglio di quello che succede. Comunque nel complesso sono contenta di dove sta andando la storia, perché emergono sempre di più i difetti e i lati oscuri delle persone. Sono contenta perché ogni persona è luce e tenebra. E niente, lo trovo un fumetto geniale, perché nonostante parli di fantascienza, di cose immaginarie... parla in realtà tantissimo del nostro presente, della nostra quotidianità. Ho letto poi AXA, I confini del vento di Nicolò Pellizzon, edito da Bao Publishing al prezzo di 19 euro. Questo dovrebbe essere il primo volume di 4 e sono rimasta molto delusa perché lo attendevo tantissimo quest'anno e invece non mi ha fatto impazzire. Ho fatto la recensione sul blog, quindi ve la lascio nelle schede qua sotto in descrizione. È una storia che parla di magia, ma che non mi ha conquistata, perché l'ho trovata un po' pesante, un po' troppo scolastica in certi punti. Mi piace il fatto che si voglia raccontare e descrivere bene un nuovo mondo, soprattutto se riguarda la magia. Però, secondo me, le informazioni che vengono inserite... attraverso delle vere e proprie pagine scritte, a volte rallentano un po' la storia. Per quanto riguarda i disegni, mi sono piaciuti veramente tanto. Sono super colorate le tavole, i colori sono molto pop. L'unica pecca è che i volti dei personaggi li ho trovati spesso simili, quindi facevo fatica a distinguere i vari personaggi all'interno della storia. Un fumetto che mi ha conquistato ma allo stesso tempo mi ha spezzato il cuore è La generazione di Flavia Biondi, edito da Bao al prezzo di 15 euro. È uno dei fumetti più belli che io abbia mai letto. Se non l'avete mai letto, cosa state aspettando? È meraviglioso. Il protagonista di questa storia è un ragazzo che torna nel suo paese natale, si ferma a vivere dalla nonna, zie e cugina e si mette a confronto quindi con una generazione diversa dalla sua. Mi è piaciuto perché innanzitutto ci si può rivedere tanto in questa storia, non soltanto per quanto riguarda il confronto generazionale, ma... l'essere a un bivio nella propria vita, il non sapere che cosa si vuole, che cosa fare, quali sono le priorità, la famiglia, il rapporto con i familiari, i genitori, la nonna, che la nonna è sempre la nonna. Ma si parla anche di amore, infatti il protagonista torna a casa in seguito a una delusione amorosa ed è secondo me interessante vedere lo scontro fra Matteo, il protagonista, e le zie, la nonna, suo padre, riguardo alla sua sessualità, perché infatti Matteo è omosessuale. Una storia veramente molto intensa, io sicuramente non sono riuscita a renderle giustizia in questi brevissimi secondi. È una storia che va letta, fidatevi. Se volete farmi un regalo per Natale, volete fare un regalo a qualcuno, questa è una storia sicuramente... meravigliosa, che merita di essere letta. I disegni di Flavia Biondi mi piacciono tanto, soprattutto perché i personaggi sono caratterizzati da questi puntini in faccia che possono sembrare delle lentiggini, delle macchie. A me ricordano i pori della pelle, non so perché mi fa ridere un sacco questa cosa. Comunque mi piacciono molto i suoi personaggi, sono sempre molto tridimensionali, hanno veramente spessore all'interno della storia. Un altro fumetto bellissimo che ho letto questo mese, Non stancarti di andare, di Teresa Radice e Stefano Turconi, edito da Bao al prezzo di 27 euro. Che meraviglia questo fumetto. Anche in questo caso si parla tanto di famiglia e di amore, perché i protagonisti sono infatti Iris ed Ismail. Ismail deve ritornare in Siria, in patria, per sbrigare le ultime faccende prima di andare a vivere con Iris, ma...
per via della guerra non riuscirà a tornare da lei e lei nel frattempo scopre di essere incinta. Questo fumetto parte da un viaggio in Siria fatto dagli autori stessi, quindi è bello vedere la Siria prima del conflitto e come poi si è trasformata, come ha cambiato le persone, la guerra, le difficoltà di avere una famiglia, stabilità, una casa, insomma. Parla di tantissime cose diverse in realtà questo fumetto, è veramente molto ricco ed intenso. La parola soprattutto acquista un nuovo significato, è vera e propria arte attraverso la scrittura araba. È qualcosa veramente di meraviglioso ed incantevole, secondo me. Un fumetto che vi farà frignare un bel po', vi farà piangere, emozionare. Non potrete non innamorarvi di questo fumetto e affezionarvi ai protagonisti di questa storia. Questi erano tutti i libri e fumetti che ho letto questo mese. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e se anche voi avete letto uno dei titoli che ho citato. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!